Buon pomeriggio e ben trovati con questa prima edizione del TG6. In apertura una ampia pagina dedicata alla sanità e alle situazioni che attengono alcuni degli ospedali cosiddetti minori. Iniziamo dalla manifestazione che si è tenuta questa mattina a Pescara, una manifestazione molto partecipata con 400 cittadini che hanno aderito e sono scesi in strada nella manifestazione indetta dal Comitato Avanti Tutta contro il declassamento dell'ospedale di Popoli. Il comitato sarà inoltre ricevuto venerdì prossimo 7 aprile dal Presidente della Regione Luciano D'Alfonso. I dettagli nel servizio di Alfredo Primante. Qui non molleranno i sindaci, non molleranno i comitati, non molleranno i cittadini e continueremo la battaglia tutti insieme. No alla chiusura dell'ospedale di Popoli, lo hanno detto a gran voce con un sit-in davanti alla sede della Regione Abruzzo a Pescara i cittadini e i sindaci di 22 comuni della Valle Peligna, della Val Pescara e dell'Altopiano di Navelli, assieme ai rappresentanti del comitato che si batte per la salvaguardia del presidio ospedaliero. In ballo c'è il futuro del Santissima Trinità, segnato dall'applicazione del decreto Lorenzin e destinato al declassamento. Al momento le speranze dei cittadini e dei rappresentanti politici locali sono legate da un lato all'emendamento al decreto terremoto presentato dal deputato PD Castricone per congelare l'applicazione del declassamento, dall'altro alla mozione di Forza Italia approvata all'unanimità in Commissione Sanità regionale per impegnare il presidente della Giunta e l'assessore alla sanità ad istituire il tavolo tecnico per formulare una proposta tecnica di riorganizzazione dell'ospedale di Popoli, proposta che però è rappresentata del Comitato Avanti Tutta hanno già ideato e messo su carta in una legge regionale di iniziativa popolare che a breve verrà protocollata. Non è una proposta sterile, è una proposta che si basa su dei dati tecnici, sui deliberati stessi della Regione e dei vari emendamenti che sono stati fatti. Popoli deve essere riempito di tutto ciò di cui è stato svuotato per ridimostrare che non è un ospedale da chiudere, ma un ospedale da salvaguardare. Il clima della manifestazione si è subito scaldato ed è stato tutt'altro che amichevole. I sindaci avrebbero voluto parlare con il presidente D'Alfonso, assente per altri impegni istituzionali. Alle 11 sono entrati in regione ed hanno atteso all'incirca mezz'ora l'arrivo del vicepresidente Giovanni Lolli, poi alle 11.35 la decisione di abbandonare la sala Filomena degli Castelli e la delusione per non essere stati ricevuti che è stata manifestata così. Io penso che questo sarebbe stato un grande segno di rispetto nei confronti di quelle popolazioni che oggi stanno pagando un prezzo pesante, perché noi veniamo penalizzati su tutti i fronti. La sanità pubblica va difesa a tutti i costi perché i nostri cittadini hanno gli stessi diritti dei cittadini della costa. Il problema della politica sanitaria nella Val Pescara è rappresentata anche dal rischio di ridimensionamento, se non di chiusura, ad esempio del distretto sanitario di Scafa. Il vicepresidente Lolli è arrivato qualche minuto dopo l'uscita dal Palazzo della Regione, rendendosi disponibile subito al confronto. Io vi voglio chiedere una delegazione, se vuole venire, io sto qua e li incontro volentieri. Era alle 11. Io, scusate, ma io stavo da un'altra parte. Però da parte dei cittadini, del comitato e dei sindaci c'è stato un secco no. Il nostro interlocutore, hanno ribadito, è e resta D'Alfonso. Con il presidente l'appuntamento è stato fissato per il prossimo venerdì. Sempre questa mattina il parlamentare del PD Antonio Castricone ha visitato l'ospedale San Massimo di Penne rilanciando la proposta di tornare a investire sul nosocomio Vestino, il servizio della nostra redazione di Vestina News. L'area Vestina è duramente colpita dagli eventi del scorso gennaio, un decreto poco fa attuato per queste zone colpite, la sospensione dei 3 anni per la riduzione dell'ospedale di Penne. Abbiamo fatto questo decreto, o meglio il governo ha fatto questo decreto, l'abbiamo cercato e siamo riusciti alla Camera a dare della sostanza in più al decreto stesso, sia in termini di risorse sia in termini normativi, e per dare risposta a questi territori, a cominciare dal territorio di Penne, sul quale è nata una polemica rispetto al fatto che non è stato inserito nel cratere, che è una cosa sulla quale abbiamo tutti quanti provato dalla Regione, ma noi parlamentari, ad inserirlo con gli emendamenti e facendo anche, come dire, opera politica di convincimento presso il Governo, però purtroppo non siamo riusciti in questo, ma ritengo che all'interno del decreto ci siano comunque delle norme e delle risorse che riguarderanno assolutamente anche il Comune di Penne, e ritengo che anche rispetto alla vicenda dell'ospedale di Penne, l'emendamento che ho presentato io, quello per la sospensione
sospensione dei 36 mesi del decreto Lorenzin si possa intervenire in qualche misura anche rispetto a questa struttura, ma al di là di questo io ritengo che, avendo visitato una struttura che già conoscevo, ma avendola visitata oggi in maniera molto più dettagliata, ritengo che ci sia necessità di investire su questa struttura, innanzitutto in termini strutturali di, diciamo, ristrutturazione edilizia, ma anche in termini, diciamo, di riorganizzare l'ospedale in una maniera funzionale. Noi dobbiamo preservare in una zona come Penne, appunto, che è una zona disagiata, questo ospedale. Anche l'ospedale di Penne potrebbe godere di una non riorganizzazione dei posti? Sì, secondo me sì. Una cosa che in parte ho accennato all'assessore Paolucci, con il quale voglio confrontarmi più nel dettaglio ora che la norma, diciamo, è approvata. C'è un passaggio al Senato, ma potrebbe essere un passaggio formale, carta alla mano, perché io ritengo che quella norma, così come scritta, così come l'ho voluta scrivere, possa interessare anche l'area Vestina e conseguentemente anche lo ospedale di Penne. Noi dobbiamo lavorare in questa direzione, noi dobbiamo ristabilire e recuperare un consenso attraverso la capacità di dare risposte a territori che si trovano in condizioni di disagio. Cambiamo pagina. Un uomo di origini magrebine è stato trovato senza vita su un terreno agricolo sulla strada 46 nei pressi di Luco dei Marsi in provincia dell'Aquila. Sulle cause del decesso sono in corso accertamenti, sul posto sono intervenuti gli operatori del 118 che ne hanno constatato il decesso. Di fianco al corpo dell'uomo è stato rinvenuto un pezzo di legno. Tanti amministratori locali, ma soprattutto semplici cittadini, stanno rendendo omaggio degli ieri pomeriggio presso la Camera Ardente di Palazzo di Città all'ex sindaco di Pescara Carlo Pace, scomparso in seguito alle ferite riportate dopo essere stato investito mentre attraversava la strada. Il servizio di Paolo Renzetti. Appena uscito dalla Camera Ardente dell'ex sindaco di Pescara Carlo Pace, consigliere Lorenzo Sospiri, le chiediamo un ricordo dell'ex sindaco di Pescara. Mi fa piacere tra l'altro riscontrare grande affetto intorno alla figura di Carlo Pace, che è il giusto riconoscimento, placate le polemiche del periodo in cui era sindaco, come giusto che fosse, tra destra e sinistra, resta l'opera di un ottimo sindaco della città di Pescara. Girando per la città si riscontrano le attività prodotte da Carlo Pace, che tra l'altro per me è stato anche il sindaco con cui ho iniziato la mia attività amministrativa nella città di Pescara, oltre che un amico. Possiamo dire che Carlo Pace è stato un politico diverso da tanti altri, mai alzato la voce, sempre mai sopra le righe, sempre molto misurato, posato, un modo di fare politica che probabilmente oggi si è un po' perso. Sì, una persona educata, una persona scelta nel mondo civile, era un professore, non ha mai fatto politica e si è appassionato al suo ruolo di sindaco con passione, con eleganza e con affetto verso la città. Un sindaco rispettato anche dal centro-sinistra, la presenza oggi a Pescara alla Camera Ardente di Carlo Pace e dell'onorevole Vittoria D'Incecco dimostra che poi la politica è anche e soprattutto questo, rispetto fra le persone. Sicuramente, e io credo che i sentimenti siano veramente al di sopra della politica, anzi la politica dovrebbe ricominciare a essere proprio questo, un'unione tra i valori di tutte le parti. È stato un sindaco per bene, un signore, una persona che ha rispettato sempre tutti, i cittadini, gli amici, quelli che non conosceva, ed era molto attento alla città. Io con lui ho collaborato anche nel consiglio di amministrazione del Museo delle Genti e ultimamente lui mi cercava per avere risorse ancora più importanti per l'ICRA, che era la sua creatura. Il sindaco di Teramo Maurizio Brucchi ha portato a termine il quarto rimpasto della giunta municipale. Entrano nell'organo esecutivo tre nuovi assessori, sono Alfonso Di Sabatino Martina, Caterina Provvisiero e Silvio Antonini. Oggi l'ufficializzazione, servizio.
Tre nuovi ingressi, ma nessuna sorpresa. Parte da questa mattina il lavoro del Brucchi Quater, chiudendo così l'ennesimo rimpasto di giunta. Alfonso Di Sabatino Martina sarà alla ricostruzione al bilancio, Silvio Antonini alla sicurezza urbana e al turismo, Caterina Provisiero alla pubblica istruzione. Dunque questi i nomi nuovi dell'amministrazione teramana, per il resto deleghe invariate rispetto alla terza edizione della giunta. Il sindaco però distribuisce tutte le deleghe che fino ad ora aveva tenuto per sé, motivando la decisione con l'impossibilità di seguire tutte le attività, anche in ragione delle tante problematiche legate al terremoto. Non voglio sentir parlare di sprechi, ha tuonato il primo cittadino, prendendosela con chi aveva criticato la giunta a 9 l'aumento dei costi della politica. In questi giorni si è cercato tanto di decantare i costi della politica teramana. Beh, da questo punto di vista posso, come dire, esprimere un vanto. Noi siamo quelli che costiamo di meno in assoluto, sicuramente in Abruzzo, ma io direi a livello nazionale. Perché basta prendere quelle che sono le indennità dei miei pari a livello di comune capoluogo e vedrete quello che guadagna il sindaco di Teramo, 1209 euro al mese, basta prendere le indennità degli assessori del comune di Teramo e di un assessore di qualsiasi altro comune capoluogo. E allora si possono, un'attività di un sindaco o di un'amministrazione può essere criticata, si può criticare il sindaco per come svolge la sua attività politica, per le risposte che non riesce a dare. Oggi ho anche annunciato che avremo 2 milioni e mezzo di euro grazie alle assicurazioni relativamente al sisma per poter fare attività di manutenzione e quindi daremo una risposta importante anche a questo grande problema che in questi 8 anni abbiamo avuto, però vorrei anche sottolineare che questo comune in 8 anni non ha contratto un mutuo. Brucchi quindi punta deciso sul rilancio del programma di governo anche per placare i mal di pancia interni alla maggioranza che restano nonostante i rimpasti. Sbraccio e Falasca hanno mostrato segni di insofferenza rispetto al nuovo assetto di giunta. Basteranno i volti nuovi e l'ingresso nella squadra di governo di Di Sabatino Martina a riportare la serenità in maggioranza? Dopo quasi 3 anni Enzo Del Vecchio, ex vice sindaco ormai, lascia il comune di Pescara per andare a lavorare al fianco del presidente della regione, Luciano D'Alfonso. Del Vecchio questa mattina ha tracciato un bilancio della sua attività in comune. Vediamo. Del Vecchio, allora, oggi lascia ufficialmente il comune di Pescara, la giunta Alessandrini, un po' di commozione è d'obbligo in questi casi, lei maschera bene però tutto questo? Beh, non lo so, però insomma c'è stata commozione nell'ultima giunta e anche nell'incontro quotidiano che ho con molti, con i cittadini, però diciamo che oggi presentiamo il lavoro fatto in questi 33 mesi e a dir la verità non mi aspettavo che la struttura che ho avuto il piacere e l'onore di dirigere e rappresentare sul piano politico abbia svolto tanto, ma tanto lavoro nell'interesse della comunità. Abbiamo fatto tanto, veramente. Quali sono, chiedo scusa Del Vecchio, le opere comunque che l'hanno resa più orgogliosa in questi 33 mesi? Possiamo parlare delle opere strategiche come il Ponte Nuovo, oppure il discorso sull'area di Sud, oppure l'aver avuto il finanziamento della riqualificazione delle periferie. Ciò che mi ha veramente reso orgoglioso del lavoro fatto è stata la rappresentanza, il lavoro che ho fatto quotidianamente in giro per la città, incontrando i cittadini e soprattutto nei momenti di difficoltà con la Protezione Civile, quando abbiamo avuto problemi soprattutto di allagamento. Lì ho incontrato la città vera, quella che soffre, quella che ha bisogno di interventi e verso la quale non abbiamo dato promesse o fatto promesse vane. Ci siamo impegnati a risolvere le questioni, alcune le abbiamo già fatte, altro c'è ancora da fare e dal mio nuovo ruolo e dalla Regione Abruzzo spero di poter dare un contributo ancora più importante per il risolvimento di queste problematiche. Americo Di Benedetto e Pierpaolo Pietrucci del PD, Lelio De Santis dell'Italia dei Valori, i tre candidati alle primarie del centrosinistra all'Aquila per la scelta appunto del candidato sindaco hanno dato vita ad un atteso confronto svoltosi ieri nella sala dell'Ance, tanti i temi trattati, in particolare ovviamente la ricostruzione. Germana Dorazio. È stato un confronto pacato quello tra i tre candidati alle primarie della coalizione di centro-sinistra, Lelio De Santis, Americo Di Benedetto e Pierpaolo Pietrucci. In una sala dell'Ance molto affollata, le stilettate sono volate solamente per il decennio di Massimo Cialente, definito senza troppi complimenti un uomo solo al comando, dal carattere imperativo e troppo accentratore. I
tre candidati alle primarie si sono affrontati su vari temi. Si è cominciato parlando di ricostruzione, con un occhio particolare a quella pubblica che va male. Per Di Benedetto bisogna stringere la filiera dei pagamenti, ma rimarca che l'unica ricostruzione pubblica portata avanti è quella dei sottoservizi. Anche per Pietrucci il fattore tempo sarà determinante e assicura l'impegno di far tornare la cittadella amministrativa nei palazzi pubblici in centro storico. Per De Santis la sede unica del comune è importantissima, non si può più sottostare alla cosiddetta lentocrazia, da 4 anni ci sono le risorse a disposizione. In tema di sicurezza sismica si è parlato di scuole, case e di modello L'Aquila. Sull'argomento cultura si è parlato della necessità di un disegno complessivo. Sull'argomento turismo tutti d'accordo che bisogna valorizzare il Gran Sasso. Quanto alla stabilità di governo di una coalizione così eterogenea e alle prime cose da fare, De Santis risponde: si deve operare collegialmente e con lealtà. Per Di Benedetto servirà una ricognizione del lavoro dell'amministrazione uscente e si deve invitare la Giunta a dare dei consigli. Secondo Pietrucci, il pluralismo è una risorsa, non un limite. Lavorerò con grande mediazione, sostiene. Da oggi e fino a martedì 27 giugno 2017 limitazioni per lavori sulla strada statale 16 Adriatica tra le province di Teramo e Chieti, lo comunica ANAS. Nel dettaglio, in tratti saltuari tra il chilometro 391 e il chilometro 524 sarà istituito il senso unico alternato regolato da semaforo con limite di velocità fissato a 30 km orari. Il provvedimento necessario per consentire i lavori di asfaltatura coinvolgerà i territori comunali di Giulianova, Tortoreto, Pineto e Roseto degli Abruzzi in provincia di Teramo, Ortona, San Vito Chietino, Fossa Cesia, Torino di Sangro, Casal Bordino e Vasto in provincia di Chieti. La vendita della casa di riposo Stella del Mare di Francavilla mette a rischio le sorti di 20 lavoratori. La vicenda dal tavolo della FIALS è destinata ad arrivare in piazza San Pietro. La vendita degli immobili di proprietà di un istituto religioso sarà portata all'attenzione di Papa Francesco. Ci sono 20 lavoratori tra operatori sanitari e sociosanitari e personale addetto che rischiano il posto nella vicenda della vendita della casa di riposo Stella del Mare di Francavilla. La cessione degli immobili sul lungomare al confine con Pescara, che ospitano anche un asilo, resta avvolta da un alone di mistero. I proprietari della struttura, l'istituto religioso Sorelle della Misericordia, ai rappresentanti della FIALS che hanno chiesto spiegazioni, avrebbero negato qualsiasi cessione e oggi, spiegano sempre dalla FIALS, nonostante gli anziani stiano cominciando a lasciare la struttura, ai lavoratori non è stato comunicato nulla. C'è solo una lettera indirizzata dall'istituto religioso alla cooperativa di Grosseto che gestisce la residenza per anziani e l'asilo e per conoscenza agli acquirenti degli immobili, una struttura alberghiera di Silvi, che evidenzia la disdetta del contratto di locazione e la sottoscrizione di un contratto preliminare di vendita in data 18 novembre 2016, registrato a Pescara il 7 dicembre dello scorso anno. L'atto di compravendita, si legge sempre nel documento, è fissato per il 30 settembre, data in cui i locali dovranno essere liberi. In questo lasso di tempo la FIALS e i lavoratori hanno programmato iniziative di protesta, a partire dal giorno di Pasqua, in cui saranno in piazza San Pietro per esporre uno striscione sotto gli occhi di Papa Francesco. Noi stiamo facendo iniziative, innanzitutto siamo andati al comune di Francavilla, dove abbiamo riscontrato un pochissimo interesse, il sindaco non si è fatto trovare, l'assessore pochissimo interesse. Noi stiamo organizzando per il giorno di Pasqua andare a piazza San Pietro con gli striscioni, dove chiederemo l'impegno anche di Papa Francesco, il suo interessamento a questa cosa assurda che non è perfettamente in linea con quello che lui sta predicando un po' da diversi mesi. Il Comune di Pescara e l'Istituto Comprensivo 10 hanno presentato una iniziativa solidale per Farindola, duramente colpita dalla tragedia di Rigopiano. Vediamo. 50 studenti di Farindola saranno ospitati a Pescara il prossimo 5 aprile per una giornata particolare. Il progetto nasce da un'idea maturata grazie ai rapporti tra le scuole l'indomani della tragedia che ha colpito la località montana. La primaria montale del comprensivo 10, l'istituto Aterno Mantonè, il liceo scientifico Galilei, si sono strette all'istituto comprensivo Civitella Casanova, che ingloba Farindola, mettendo in piedi il progetto che prevede due fasi. I nostri ragazzi avevano bisogno di uscire
per poter tornare sul territorio ed elaborare quello che è accaduto in modo da riprendere una vita normale, ha detto Rossella Di Donato, preside del comprensivo Civitella Casanova. Useremo questa opportunità per riprendere un cammino positivo con i ragazzi e con la comunità. Questa iniziativa è nata in sordina, sentendoci con la collega San Vitale dell'Istituto Mantonè già nei giorni della grande nevicata e con, chiaramente con grande accortezza da parte sua c'è stato interessamento rispetto a quello che stava accadendo, rispetto alla vita di questa comunità, alla dimensione emotiva che si stava vivendo prima ancora che la scuola venisse riaperta dopo gli eventi che hanno chiaramente drammaticamente colpito tutta la comunità scolastica. E poi sentendoci insieme anche con gli altri colleghi del Galilei dell'Istituto Comprensivo 10 è nata questa iniziativa da parte loro di avviare comunque un'esperienza di condivisione, che fosse un'occasione per i nostri ragazzi per trascorrere comunque delle giornate diverse all'insegna dell'amicizia, con apertura del territorio, ma poi anche un'occasione per poter riaccogliere i ragazzi di Pescara nel nostro paese, proprio per poter rivivere la dimensione di comunità sempre più allargata, come Farindola merita di essere. Apriamo ora la pagina dello sport, grande festa sugli spalti ieri per l'amichevole giocata allo Stadio dei Marsi tra Avezzano e Pescara. Zeman ha provato alcune soluzioni che potranno essere utili contro il Milan, in particolare l'attaccante Baebek, autore di una doppietta. In gol anche il gioiellino Koulibaly, il servizio. È terminata 5-1 per il Pescara l'amichevole giocata in terra marsicana. La gara del Dei Marsi ha rappresentato l'occasione per i due allenatori di trarre qualche utile indicazione in vista delle partite di domenica prossima, che vedranno i biancazzurri ospitare all'Adriatico il Milan e i marsicani giocare sempre davanti al pubblico amico con l'Aquila per il sentitissimo derby del girone G, che metterà in palio più dei tre punti. In un pomeriggio primaverile Avezzano e Pescara hanno dato vita ad una gara piacevole. Zeman manda in campo diverse seconde linee come Kubas e Muric, ma anche Campagnaro e Baebek, destinati invece come titolari quasi certamente a scendere in campo contro il diavolo rossonero. Anche Tortora fa molto turnover. Al primo affondo all'ottavo Pescara già in gol con Baebek, che su cross perfetto di Crescenzi deve solo appoggiare il pallone in rete. Al quattordicesimo si vede il gioiellino biancazzurro Mamadou Koulibaly con una bella conclusione che però non inquadra lo specchio della porta. I biancazzurri per l'occasione in maglia gialla provano soprattutto intesa e schemi. Al ventesimo si rivede poi uno degli osservati speciali del pomeriggio, proprio Baebek, che dopo una bella giocata da 18 metri alza sopra la traversa. Al trentunesimo però, sugli sviluppi di una punizione, arriva il pareggio bianco-verde grazie a Fabriani, che dopo una respinta miracolosa di Aldegani mette in rete da due passi. Il Pescara in avanti vede un Baebek attivo fra il 36esimo e 37esimo con una prima parata miracolosa di Di Girolamo e poi un colpo di testa che termina alto. Nella ripresa Zeman manda in campo Mitriza, Muntari, Castanos, Bovo, Milicevic e Fiorillo, con Koulibaly che all'ottavo va a realizzare il gol del 2-1, dall'altra parte al decimo bravo Fiorillo a respingere una conclusione del neo entrato Murzilli. Dopo la rete del gioiellino biancazzurro, da segnalare il terzo gol realizzato ancora da Baebek. Tra una sostituzione e l'altra si arriva poi alla quarta rete di Castanos prima del quinto gol realizzato da Mitriza. È tutto esaurito ormai da diversi giorni per la gara di domenica all'Adriatico Cornacchia contro il Milan, partita Pescara-Milan che sarà diretta da Mazzoleni di Bergamo. Il presidente del Pescara, Sebastiani, parla della vigilia di questo match di prestigio. All'andata il Pescara San Siro giocò una grande gara, fu beffato da una punizione di Bonaventura. Basterebbe forse rivedere quel Pescara per essere soddisfatti? Ma l'andata, io penso che, non voglio spingermi oltre, ma se c'era una squadra che doveva vincere certamente forse quello era il Pescara, perché abbiamo avuto diverse occasioni, abbiamo preso un gol così balordo, ne abbiamo segnato uno che a mio avviso era a parti invertite, sarebbe stato regolare, però insomma stai giocando sempre nel tempio del calcio e contro il Milan. Oggi sicuramente sarebbe già sufficiente ripetere quella prova,
Però il Pescara io penso che farà la sua partita come ha sempre fatta. Poi è chiaro che noi non siamo capaci di giocare in maniera diversa, ancora di più oggi che c'è questo allenatore, ma anche prima con Massimo Oddo noi cercavamo sempre di imporre il nostro gioco. Poi è chiaro che la Serie A ha livelli importanti e quindi difficilmente riesce a ottenere risultati, però io penso che il Pescara farà la sua gara e cercherà di imporre il proprio gioco anche domenica contro il Milan. Al di là della gara col Milan, Presidente, per chiudere, voi state continuando già da tempo a lavorare per la prossima stagione, che sia Serie A o Serie B? Ma quello è un lavoro continuo, che non è che fai perché la stagione va bene o va male. Il lavoro di una società di calcio impostata come azienda calcio deve essere quella sempre, durante tutta la stagione, in ogni mese dell'anno, per cercare di portare dei ragazzi che poi possono essere in prima battuta utili per il tuo cammino e poi eventualmente per i tuoi bilanci. E ora la Lega Pro. Il Teramo questa mattina ha sostenuto l'allenamento di rifinitura in vista del match di domani alle 18.30 al Bonolis contro la San Benedettese. Diramata la lista dei convocati, assenti Imparato e Petrella, entrambi infortunati. Torna a disposizione il centrocampista Baccolo, il tecnico Ugo Lotti dovrebbe schierare la formazione vista domenica scorsa a Mantova con una possibile novità nel giocatore che giocherà a ridosso dell'unica punta Sansovini. C'è un ballottaggio tra Fratangelo e Tempesti, ma Fratangelo è favorito per giocare dal primo minuto. Nel Teramo si è concluso ieri il silenzio stampa e la squadra è tornata a parlare per bocca del suo capitano Ivan Speranza. Ci siamo stretti tutti insieme intorno a noi, nel senso che abbiamo fatto molto più gruppo e niente, ci stiamo lavorando tanto per cercare di raggiungere questo obiettivo importantissimo per noi. Ma c'è stato un gesto comunque che è successo quel sabato, che comunque non è un gesto bello per il calcio in generale, quindi poi la domenica c'è stato il nostro non gesto di andarlo a salutare, anche se loro sono stati sempre molto vicini a noi, ci hanno sempre incitati. Ovviamente avranno avuto le loro ragioni, però non in quel modo. E in quel modo, secondo me, da condannare assolutamente. Ma la prima cosa soprattutto è di non prendere gol, perché poi vedi anche a Mantova che le partite si possono sbloccare poi su un episodio, su un calcio piazzato, una palla inattiva, quindi l'importante è tu di tenere viva la partita fino alla fine, quindi non prendere gol. In tante circostanze purtroppo non ci siamo riusciti, però stiamo cercando, ripeto, con il lavoro insieme al mister di migliorare l'aspetto difensivo. E al di là di questo, poi vedendo il calendario siamo l'unica che comunque rispetto alle altre non diciamo di solito tutte ci sono scontri diretti, quindi possiamo e dobbiamo vincere, perché comunque soprattutto in casa se ci vogliamo salvare dobbiamo vincere, quindi è una partita molto molto importante. Poi mettiamoci il fatto che comunque per le tifoserie, come dicevi tu, quindi è fondamentale per noi. E noi dobbiamo guardare, comunque cercare di guardare il nostro cammino. Ovviamente l'occhio lo butti sia dietro che in avanti, ovviamente, però il nostro obiettivo è cercare se possibilmente di poter salvarci senza affrontare i play-out. Giustamente tenendo conto di chi sta dietro di noi. Però noi dobbiamo, come stiamo facendo, ripeto, guardare partita dopo partita. Noi abbiamo la San Benedettese adesso e guardare la San Benedettese per cercare di vincere questa partita che per noi è fondamentale, è un crocevia importante, quindi dobbiamo guardare solo questo. E ora la Serie D contro la rovescia per il derby tra Avezzano e l'Aquila, che dopo l'antipasto di agosto in Coppa Italia torna in campionato al De Marzi a distanza di 23 anni. La presentazione affidata alle parole del tecnico marsicano Tortora. Tortora, allora, domenica c'è questa partita con l'Aquila che arriva dopo la vittoria di Rieti. È un derby sentitissimo che torna ad Avezzano dopo 23 anni, una partita che in un certo senso può valere anche la stagione.
Ma può valere la stagione, dipende dai punti di vista. Noi, per noi è una partita importante, è chiaro che sappiamo in quale condizioni giocheremo, perché praticamente non so se che partecipazione ci sarà da parte dei nostri tifosi, però è chiaro che ce la metteremo tutta per portare dalla nostra parte la partita sicuramente. Una gara difficile come tutte, con una formazione l'Aquila che, nonostante le tante defezioni delle ultime settimane, nell'ultimo turno ha battuto in pratica con tanti ragazzi in squadra l'Alba Longa per 3-1. Ma io credo che, tutto il rispetto per i ragazzi che non ci sono, che sono andati via, credo che l'Aquila abbia una rosa, una squadra da primissimi posti sicuramente. I playoff per la rosa che ha stanno stretti, perché sono giocatori importanti. Immaginatevi un po' se fossero stati tutti al completo alla fine. Poi giocano 11. Noi sappiamo che stiamo bene, che sappiamo che è una partita importante, una partita di cartello. Ripeto, faremo di tutto per vincere, anche se sarà molto difficile. A proposito di playoff, di cui lei parlava qualche istante fa, sotto sotto ci sperate ancora? Ma finché la matematica non ti condanna bisogna sempre sperarci, se no ci sarebbe motivo di avere ancora fine. Poi la caratteristica delle mie squadre è quella di giocare fino all'ultimo secondo dell'ultimo minuto di campionato, dell'ultimo secondo di campionato, sempre con la stessa intensità. Quindi ci sono ancora 6 partite, sono 18 punti, potrebbe succedere tutto, non è facilissimo, però non ci proviamo fino alla fine. È tutto per questa prima edizione del TG6, i prossimi notiziari alle ore 19 e alle ore 23. Grazie per averci scelto.